Grazie Presidente. Intervengo perché il 15 ottobre a Bagheria, in provincia di Palermo, c'è stata una manifestazione indetta dalla CGIL perché il sindaco di quel comune ha deciso che, siccome il comune è in dissesto economico, è stato dichiarato e quindi bisogna tagliare per risparmiare, il sindaco dei 5 Stelle ha deciso di tagliare l'assistenza per i bambini gravi e gravissimi che frequentano le scuole di competenza comunale di quel comune. Quindi, a partire da settembre, con la riapertura della scuola, questi bambini non hanno potuto avere l'assistenza di cui avevano bisogno, quindi non potevano essere assistiti per andare in bagno oppure per mangiare. Stiamo parlando di persone con delle disabilità molto gravi e quindi hanno bisogno di una continua assistenza. Ecco, la cosa che mi ha fatto molto riflettere è stato un post che è comparso sul blog di Beppe Grillo proprio a questo riguardo, che a un certo punto dice: dei bambini normodotati davanti alle bandiere della CGIL urlavano vergogna. Ecco, le chiedo, Presidente, perché io non riesco a capire, ma sono solo i disabili che possono protestare e manifestare per i disabili? Oppure dovrebbe essere un'intera comunità ad indignarsi quando i diritti di base della dignità, perché non poter andare in bagno, non essere liberi di muoversi, lede la dignità dei bambini? Ecco, e allora va il mio applauso a tutta la comunità di Bagheria e a tutti i bambini che si sono indignati, perché noi, io voglio che al di là degli schieramenti politici arrivi un messaggio forte, che quando si deve tagliare non si può tagliare sul diritto dei più piccoli e dei più deboli che non votano. Grazie. Grazie. In merito alle affermazioni probabilmente parziali ed errate della collega del PD in merito alla situazione di Bagheria per quanto riguarda l'assistenza ai disabili, è corretto precisare intanto che l'amministrazione comunale di Bagheria garantisce 2 ore al giorno di assistenza igienico personale ai bambini disabili, ma soprattutto vado a leggere la dichiarazione del sindaco stesso, che ha dichiarato, dopo aver incontrato le mamme: comprendo le esigenze dei genitori, ma cerchiamo di sfruttare al meglio le 2 ore. Il dissesto rende difficile anche garantire queste 2 ore. Il punto è che nemmeno a me piace questa soluzione, ma cerchiamo di accontentarci. Inoltre, per il trasporto arriveranno 6 pulmini da 6 posti, acquisiti grazie al finanziamento di un altro progetto. Il dissesto ci impone di rideterminare la pianta organica e pertanto prevederemo la figura dell'assistente igienico personale che, debitamente formato, sarà adibito a questo servizio importante e fondamentale. In questo modo, con 24 assistenti, risolveremo il problema dell'assistenza e nel contempo risparmieremo 400.000 euro all'anno. Il personale comunale che non accetterà la nostra proposta sarà licenziato. Ecco, io penso che quando si fanno determinate accuse, quantomeno prima bisogna essere correttamente informati e ricordarsi che se il comune di Bagheria in questo momento è in dissesto, non è certamente per chi è stato appena eletto, ma per chi prima di questa amministrazione del Movimento 5 Stelle ha creato questo dissesto. E ancor più assurdo è che venga da una collega che probabilmente insieme ai suoi colleghi ha votato quella famosa marchetta di 100.000 euro per quell'associazione culturale che si è rivelata essere un bluff, e ancor di più quando a novembre dell'anno scorso è stato realizzato un piano per i disabili e il PD e il governo Renzi finora non ha versato un euro in questo piano dei disabili. Grazie.